ci sono stati 8 segni durante i 10 anni che hanno preceduto l'arrivo dei conquistatori spagnoli che avrebbero preannunciato il crollo dell'impero azteco. Una cometa apparve in cielo in pieno giorno. Una colonna di fuoco, probabilmente la cometa, apparve nel cielo della notte. Il tempio di Huitzilopochtli venne distrutto dal fuoco. Un fulmine colpì il tempio di Zomolco. Tenochtitlan subì un'inondazione. Gente strana con molte teste su un corpo solo fu vista camminare per la città. Si sentì la voce di una donna intonare un canto funebre per gli Aztechi. Venne catturato uno strano uccello. Quando Montezuma guardò nei suoi occhi, che erano come specchi, vide degli uomini dalle strane sembianze che sbarcavano sulla costa. Offrirono agli spagnoli il segno d'oro, di piume di quetzale con l'ano d'oro. Quando gli spagnoli videro tutto questo, le loro facce erano sorridenti ed erano assai contenti e soddisfatti. Quando presero l'oro, cominciarono a comportarsi come scimmie. Stavano seduti proprio come loro. Ed era come se avessero dei nuovi cuori, risplendenti. Perché la verità è che quello era ciò che più bramavano. I loro toraci si ingrossavano e la bramosia li faceva impazzire. Bramavano loro, come maiali affamati. Forse Montezuma gode della stessa grossa pretesa di essere un qualcosa.